Carissimi ascoltatori, buongiorno. La meditazione di questa mattina la troviamo nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 12, il versetto 32, dove Gesù dice: «Io, quando sarò innalzato dalla terra, attirerò tutti a me». Quando sarà innalzato dalla terra? Vuol dire che Gesù si allontanò da noi? Che se ne andò in un luogo lontano, nella sfera divina, dove tanto noi non potremo raggiungere? Che non è più presente tra noi? Chissà i discepoli in quel momento come avranno interpretato queste parole quando sono stati presenti alla sua ascensione in cielo. Lo videro come si allontanò dalla terra, ma non solo, lo videro anche come si allontanò da ognuno di loro, verso il cielo lontano e irraggiungibile per gli esseri umani. Poi sicuramente si saranno ricordati che non potevano finire così quelle parole che Gesù pronunciò, ma che quelle parole sicuramente dovevano andare avanti. Quando sarò innalzato dalla terra, attirerò tutti a me. L'innalzamento di Gesù dalla terra non significa che sarà distante, ma che lui apre a noi una strada verso il cielo. Che promessa eccezionale! Una promessa che si rivolge non solo a chi era vicino in quel momento a Gesù, ma vale per tutti noi anche oggi. In questo passaggio del Vangelo di Giovanni Gesù parla alle persone per la strada, al popolo, senza fare distinzione di alcuna persona. Gesù parla della sua morte in croce, di quando sarà innalzato sul Golgota, al contempo parla anche della sua resurrezione quando sarà innalzato dai morti e parla della sua ascensione in cielo, innalzato dalla terra come re dell'universo che siede alla destra di Dio Padre. Gesù innalzato apre la via verso il cielo, verso il Padre per tutti. Ci attirerà a sé, ci strapperà via dal potere della morte, della sofferenza, delle tribolazioni e ci stringerà vicino a sé. Lui stesso, dopo che li lasciò, pronunciò altre parole di conforto e di sostegno e disse loro, e oggi dice ad ognuno di noi: io vado a prepararvi un luogo, tornerò, vi accoglierò presso di me, ma non sarete da soli, perché con voi sarà anche il Consolatore, lo Spirito Santo.